Salve a tutti, io sono Drone Gamer e benvenuti nella terza ed ultima parte di Donut County. Vabbè, la prima è uscita 2 giorni fa, la seconda è uscita ieri. Mi spiace aver diviso sto video in 841 parti, ma vi giuro, aver fatto praticamente 1 ora di vocine mi ha annientato la gola. Il giorno dopo, ovvero ieri, avevo un mal di gola che fino alle 4, vi giuro, non sono riuscito a parlare. Avevo proprio tutta la gola infiammata, mi sto ancora riprendendo dall'influenza che ho avuto la scorsa settimana, quindi credo sia anche comprensibile. Figlioli, affrontiamo quindi la boss battle finale, assaltiamo la base nemica e tutte cose, e cerchiamo, nei limiti del possibile, di riportare la pace e la tranquillità a Donut County. Buona visione! Accidenti! Vabbè, sai cosa sarebbe divertente? Aprire una voragine e smantellare questo posto? Ah, sì! Beh, sì, facciamolo! Ok, bocca in arrivo! Stanno riparando la struttura? Beh, non è che ci siano molti oggetti... Scusate, non c'è praticamente nulla. Ma la pena di ingoiare questo, gli oggetti del tizio. Così adesso non potrà più lavorare. E mo? Signore, mi dispiace, scusi, non è colpa sua. Sono un pochettino fregato allo stato attuale. Vabbè, ci abbiamo provato. Che dire, non c'è altro che possiamo fare. Sì, beh, io posso aiutarvi. Posso? Ti avevamo detto di restare con gli altri. Certo, ma ho colto il messaggio subliminale. Posso aiutarvi a introdurvi nel sistema di sicurezza del quartier generale. Da lì potrete contrabbandare un buco all'interno. Come ci intrufoliamo? Basterà inserire questa nel sistema di sicurezza. Quello è una chiavetta USB molto ma molto grande. Wow, mitico, possiamo usare la catapulta. Ok, ho lavato. Spacca. Quindi la sparo direttamente nella telecamera. Aspetta. Sì, ma si spacca se la lanci dall'alto. E ora la rilancio così. Oh, che culo. Possum Hack Protocol. E vabbè, quanto non è avanzato. Ottimo. No, c'è il procione sul gabinetto. Ma povero piccolo stellino. Allora, ecco che è arrivato il buco. Il tizio non ha notato nulla. Lo stato attuale è molto concentrato. Posso uscire da qui? Oh, posso andare più o meno dove mi pare. Piace, mi ero spaventato, ma è solo una statua. Recuperiamo anche questa carta. Il buco si sta allargando, ma alla lentezza della vita. Posso andare qui della sicurezza? C'è un tizio che sta dormendo. Probabilmente non si accorgerà nemmeno se lo buttiamo nel buco. Olè! A posto, l'abbiamo risolta pacificamente. Questo riesco a... Oh, no, col tizio però, ma è un complotto internazionale. Ma veramente. Ok, abbiamo recuperato una chiavetta rossa che probabilmente possiamo utilizzare nel laboratorio 1 di biologia. Ok, ottimo. E ora possiamo entrare direttamente qui. Oh mio Dio, è pieno zeppo di porcioni, come potete vedere. Benvenuti al laboratorio di biologia, nuove leve. Donut County ha dato i natali a molte belve urlandi e gozzolane. Nessuno ne conosce il perché. A un certo punto gli animali sono sbucati fuori. È nostro compito decifrare lo scopo di questi esseri nudisti. Osservate i noti porcioni più qualificati nella estrazione di dati. Ok. Non mi sembra che stiano estraendo dati. Mi sembrano più rincoglioniti che altro. Ma vabbè, dettagli. Volete estrarre dati nel buco? Non fate complimenti? No, ancora non c'entrano. Nessun problema. Un attimo e sono subito da voi. Entra nel buco, procione. Ci sono già tutti i tuoi cugini là sotto. E... Olè! Perfetto. Ora c'è la codina probabilmente della vipera. Allora, dobbiamo recuperare probabilmente quella specie di scarafaggio, deduco. Vediamo un po'. Estrai. A posto. Ora dobbiamo andare là sopra a prendere l'uccello. E olè. Estrai anche questo. Mi piace che ci siano i procioni che stanno controllando tutte cose. Ok, ora ci danno un rospo. Quindi aspettate che scendo, che casino. Rospetto, vieni a giocare con noi. Oddio. Ok, questa è una buona notizia perché ci ha dato altri oggetti che possiamo buttare nel buco. Scarafaggio, entra. Perfetto. Probabilmente col rospo possiamo ciucciarci tutte quelle cocche di mosche. Un attimo che devo finire di allargare il buco. Non capisco perché, ma questo ci permetterà facilmente di far crescere il nostro amichevole rospetto di quartiere. Ah, adesso ho visto! C'è una levetta con i conigli. Allora, vediamo un po' se dobbiamo farlo crescere ancora più di tanto. C'è un'ultima mosca lassù. Ce la fai, caro? Perfetto, ritorna nel buco. E ora ci divertiamo a tirare la leva. Conigli? Ok, ce l'abbiamo fatta. Sapete molto bene che quando i conigli entrano nel buco... No, dai che poi vi divertite. Si riproducono come non ci fosse un domani. Eccoli. No. Scusate, ci sono i bambini che ci guardano da casa. Poi imparano cose brutte. Bambini, non riproducetevi come conigli. Non agitatevi, è solo una voragine fuori controllo. Letteralmente normalissimo. Ho attivato le luci di emergenza perché è divertente. Vogliate firmare l'esonero di responsabilità nei prossimi 5 secondi? Ma che bastardo. Ok, wow. E li ho sparati oltre soffitto. I conigli esplosivi. Che cocchio abbiamo combinato?
Ok, procediamo quindi verso la prossima zona, deduco. Oh mio Dio, va che macello. Ok, mi si sarà probabilmente ristretto il buco, ma possiamo rimediare nel giro di pochissimo. Mi piace come nei tubi stanno letteralmente raccogliendo tutta la moneta. Coniglio, smetti di saltare quando arriva il buco. Tanto lo facciamo per voi. Ciccio, alleluia, e voilà. Ok, dobbiamo... No, non è entrato nel buco. Dicevo, dobbiamo trovare, ovviamente, la chiavetta, quella blu. Oh, ce l'hai tu, caro? Vieni dentro, perfetto. C'è altro che possiamo... Oh mio Dio, ve l'ho detto che ce n'erano altri. Furbacchioni, coniglietti, nel buchino, fate i bravi. Ottimo. Ritorniamo ai laboratoire e... Olè! Perfetto, ora entriamo nel laboratorio di antropologia. Che stanno a fare sti tizi? Prima della vendita di borraccioni, gli abitanti di Donut County producevano un variegato montare di spazzatura. Siamo convinti che ogni pezzettino di questa spazzatura custodisse un significato particolare. I nostri scienziati studiano questa spazzatura senza sosta, così un giorno potremo imparare a creare da noi la nostra spazzatura. Vediamo in cosa si sono impegnati, perché ho scelto di farsa voce. Non pensavo in verità che il tizio parlasse tanto. Allora, devo partire da qualcosa di più piccolo, perché il casco era un po' troppo grande per il mio misero buchettino. Perfetto, ora ce la facciamo. Direi molto ma molto meglio. Prendiamoci anche il microscopio. Aspetta, non mi ero accorto. C'è roba anche qua sopra, perfetto. Culacchioni, entrate nel buco. Cioè, stanno osservando letteralmente un bidone della spazzatura che brucia. Wow, immagino che valore culturale abbia. Oh, miseria. Leggerissimo principio di incendio. Procione, non facci caso. Va tutto bene. E me magno pure la scrivania. Ok, allora il fuoco più fuoco d'artificio. Immagino che ne vedremo delle belle. Aspetta un po'. Wow. Oh, si è attivato il sistema improvvisamente. Ok. Posso sparare al monitor? Domando per un amico, vediamo un po'. Wow, in effetti sì. Perfetto, così mi dà altra monnezza e non devo vedere quella faccia da culo. Allora, vediamo di attivare il sistema antincendio. Olè! Oh, wow! Ho proprio staccato fuori il sistema antincendio. Che nessuno si agiti! Va tutto bene! Chiunque zia pilotare questo buco, ti prego, vattene! Ah, vedi che allora lo sapevano il complotto internazionale? Allora, abbiamo dell'acqua. Vabbè, acqua più elettricità, uguale corrente elettrica. Ottimo, così gira tutto. Questo si ciuccia la mia acqua. Perfetto. E cosa vuoi dalla mia vita? Dobbiamo accendere qualcosa? Cos'è che devo accendere? Sono molto ma molto confuso allo stato attuale. Ah, ok, mi hanno dato adesso i fuochi d'artificio. Che stracocchio. Quindi l'oggetto che ci serviva si trovava alla fine di tutto. Allora, tentativo numero 2. Ok, mi ha privato di tutta l'acqua. Ah, accendimi questo. Aspetta. No, accendi di più, accendi di più. Però non mi ha dato il fuoco d'artificio. Aspetta, ah, non lo devo ingurgitare il fuoco d'artificio, adesso ho visto. Ok, quindi che faccio? Mi posiziono più o meno qui per accendere il fuoco d'artificio. Ok, e ora lo spariamo, non lo so, sui cavi qua sotto. Ma che lo vuoi sparare? Ok, direi sì. Ah, bene, con questo si conclude il nostro tour. Attenzione, buco pilota, vieni nel mio ufficio, grazie. Sì, direi che non hanno gradito il nostro scherzone. Ero un po' confuso su sta parte, non capivo cosa dovessi fare in effetti. Ok, abbiamo devastato completamente il laboratoire. Quindi ritorniamo alla sala principale. Sì, ci hanno aperto la porta. Marone, questi trafficano in monnezza? Non dovrebbe essere così difficile trovare roba per ingrandire il buco? Buon salvino. Perché è pieno zeppo di oggetti? Sarà monnezza? Probabilmente loro venerano proprio la monnezza. Oh no, perché mi accendono le luci indicandomi dove devo andare con il buco? Beh, è abbastanza ovvio che si tratti di una trappola, eh. E voilà, ottimo. Ok, quelle ciambelle peraltro mi attirano. Ok, vedo una marea di monnezza là davanti, aspetta. Tutta mia quella monnezza, vieni da papino. Maronne, e con quante ciambelle non me lo dici? E voilà. Ah, no, mi ha intrappolato il buco, ma come? E ora come faccio? Il bastardo di Trash King è stato lui ovviamente. E vabbè, con quanta tecnologia da boss di fine livello non me lo dici? Salve signore. Dick up! Sei convocato nel mio ufficio all'istante. Ti sto autorizzando l'accesso diretto. Vieni da solo, Big Up. Perché ha una chiavetta USB pure lui? Cosa ha in mano? Vabbè, lasciamo stare. Abbiamo degli affari molto urgenti. Wow, ha pronunciato il mio nome. Sicuro di riuscire ad affrontarlo da solo? Questa storia mi puzza, e anche lui. Beh, lui puzza senz'altro, ma posso tenergli testa. Ho ripensato a quello che mi hai detto prima. Questo casino tocca a me risolverlo. Beh, è vero, ma puoi sempre chiamarmi per darti manforte. Lo apprezzo, augurami buona fortuna. Non ti serve, prenderai tutti a calci nel sedere. Grazie, ciccia. Ok,
Quindi lui si cala di sotto. Neanche fossimo su Mission Impossible. Un jetrolino? No, sono qui per farti annullare l'effetto dei buchi. Riporta tutti indietro. Lo sapevi che sei il pilota di buchi più quotato di Donut County? Sei famoso, pick up. Wow, davvero? Beh, immagina, amico, impiegata a pieno tempo azionista aziendale. Prenderà tutto in carico l'azienda, ti ripuliranno persino il deretano. Beh, quanto detesto pulirmi il deretano. Se ti unisci a me, potrai smanettare col giocattolo dei veri ragazzacci. E vabbè, che è supremo gigantesco quadcopter. Il King Quadcopter ha un cannoncino che spara a cemento a presa rapida per chi lavora ed i più impegnativi. E il SUV di quadcopter. Oh mio Dio. Ho un'ultima cosa da mostrarti. Seguimi. Ehi, posso? Oh mio Dio, ci stanno per attaccare pesantemente, direi. Hai per caso un bazooka o qualcosa in grado di far saltare in aria uno sciame di quadcopter? No, ma possiamo controllare i piloti anfratti del web quando riusciamo. Beh, senti, lascia stare, forse sono qui soltanto per svago. Secondo me ci stanno per bombardare male. Sbrigati, BK. Che state combinando là dentro nel frattempo? Ancora questi cocchi di cetriolini. Quindi è da qui che vengono i buchi. Che storia. Big up. Quegli sfigati sulla mongolfiera sono solo un pezzo morto. Devi imparare a mettere te stesso prima di tutto. Devi affondare la mano e fare tu il cetriolino. Beh sì. E se la mano mi si incastra come la tua? Non è incastrata. Potrei tirarla fuori in qualsiasi momento. E solo per ispirarti. Firma qui. Wow, direttore di filiale. Cioè, mi becco anche l'assicurazione sanitaria. Già, è naturalmente un quadcopter nuovo di zecca. Ah, beh, ok, d'accordo, cioè, passami la penna. Ci sta veramente tradendo. Wow, che è sto casino? Oh, quel rumore non mi piace per niente. Oh, miseria ladra, sì, è il King Quadcopter. È un King Quadcopter. Dobbiamo arrenderci, mira. Quell'affare può bucarsi la mongolfiera in un niente. Beh, non se lo facciamo saltare in aria per prima, eh? Ho detto che non ce l'ho un bazooka e tra King il mio dispositivo da hacker. Ci serviremo di un buco. Ok. Fidati, sono progettati per distruggere. Che miseria ladra. C'ha pure la barretta della vita sotto. E come lo attacchiamo? Oh mio Dio, che fa? Salve signore, no. Il suono non mi piaceva per nulla, che dovevo pur fare? Ah, è vero che c'ha il cemento. C'ha il cemento a presa rapida. Rischia di danneggiare il mio buco. Beh, ma questi li posso ingoiare io, vediamo un po' se entra in buco. In effetti sì, lo posso bombardare? Oh sì, gliela possiamo ritirare indietro. Ok, gli abbiamo tolto un terzo della vita. Presumo che non abbia gradito più di tanto il nostro creazione. Che sta facendo? Vabbè. Con quanto cemento non me lo dici? No. Porca la miseria. Tua nonna e quel cemento armato. Aiuto. Ok, il mio buco è sano e salvo. Ok, trova l'esplosivo. No, troppo grande. Sono le mini di Half-Life mob, dettagli. La più piccolina. Aspetta. Entra in buchino. Vai, risparigliela. Ok. È 2 su 3. Gliela abbiamo sparato. E super il ci siamo, capiti? Super il quadcopter. Oh, miseria. Oh, porco cane. E qua? Come faccio? Aspetta. Devo fare il giro lungo. Il giro largo. No. Non compro niente. Non compro nulla. Che piacere fare la sua conoscenza. Sono salvo per miracolo. Ok, l'unino. Non puoi deluderci all'ultimo, mi raccomando. Eccola. Non è male. Entra in buco. Porca la miseria. Ok, ce l'ho. Aspetta, risparagliela. Oh, addio King Quadcopter. Io parola difficile da pronunciare, non ci avete idea. A posto. Per le esplosioni dei boss nei giochi della PS1. Incredibile, ma vero? Beh, l'abbiamo sfasciato. È tutto senza l'aiuto di BK. Non ci credo che ci hai abbandonati. Siamo giunti, non mi sorprende. BK è un vero capitalista. Lo prenderò a calci nel sedere. Gli riparerò il quadcopter solo per romperglielo di nuovo. Oh, miseria, che accade? È quello che cos'era! Non è che ne ha un altro, vero? Oh mio Dio, c'ho pure la versione lanciarazzi edition. Ma mi prendi in giro. Ma è tornato, è un bazooka. Non è giusto, non farci esplodere. Credevate di potermi rivoltare contro i miei stessi buchi? Sono Trashy King, il re patumiere. Sono io che comando. L'ho progettata io questa app. Spiacente di sgonfiarvi in entusiasmo. Non ce la faccio più a farsi voci, vi giuro, sono la gola in fiamme. Cristo santo, sono 50 minuti che faccio voci. Ma il vostro amico BK ha fatto giù il cetriolino. Ci vediamo, sfigati, divertitevi. Ok, le farò più leggere le voci perché sennò. BK? Che succede? Ah, scusate, ho fatto tardi. Ok, non ho fatto mio il cetriolino. BK! Sì, a disposizione da hacker. Possiamo introdurci nel quadcopter per mancellarlo. Ehi, BK, fermo dove sei. Ti catapulterò dritto nel quadcopter. Scansa il bazooka. Ok. Aspetta, non farmi saltare in aria. Quindi, cos'è che devo fare? Scusate.
Ah, dobbiamo sparare lui dentro il quadcopter. Aspetta. Ce l'ho fatta? Non sono convinto che abbia funzionato. Aspetta, risparalo. Ok. È che ha risucchiato mentre stavo sparando pure io. Quindi ci sono stati un po' di problemi tecnici. Ok, deduco che in qualche modo abbia funzionato. Aspetta. Raccogli le bombe. Le spariamo tutte una dopo l'altra. Quindi... ok, mi faccio quello che vedo. Queste sono le ultime. Quando volete entrare nel buchino non fate complimenti. Tanto è stato hackerato e non si può muovere. A posto! Arrivederci, signore, è stato un piacere incontrarla. Ah, oh, i soldi dei contribuenti sono finiti letteralmente nel cesso. Aspetta un attimo. Oh, oh, stiamo generando un leggerissimo tornado. La fisica in questo gioco proprio è andata a farsi benedire. E... Aspetta. Ok, abbiamo anche la macchina per il cemento. A posto. Oh mio Dio. Ok, ora possiamo letteralmente devastare tutto con una tromba d'aria. Tutto normale. Siamo sempre negli Stati Uniti di America. Aspetta, posso distruggere la statua? Fammi vedere di tirare via anche la statua. Tira via anche quella cocchia di statua, maledetta statua di un procione bastardo. Ok, ottimo. Palpeggiamo delicatamente il resto della struttura e guarda un po' che non sta neanche risucchiando la mongolfiera. Alle esigenze di trama. Ok, scusate, buongiorno, buon salve. Dobbiamo costruire un McDonald's, devo fare spazio per il futuro. E direi che abbiamo tolto virtualmente quasi tutto. Restano le porte. Aio, non mi tira via le porte, va che roba. Ok, a posto, le porte dovevano restare. Scusate, ero qua da 26,8 minuti, non capivo cosa dovesse accadere. Perché c'è il procione? Ah, è King coso. Voi avete rovinato tutto. Direi che non c'è posto per i procioni a Donut County. Beh, più che altro non c'è posto per te, bello. Ben detto, la tua azienda fa pena. Hai distrutto tutto quello che c'è intorno. Mica non si tratta dell'azienda. Pensa a tutti i procioni innocenti che si sono trasferiti qui. E mamma mia, datemi un attimo di respiro. La verità è che siamo quasi corto di spazzatura. All'inizio siamo venuti a Donut County perché c'era spazzatura in abbondanza. Adesso siamo costretti ad aprire sempre più voragini per ottenere sempre meno spazzatura. Stavo difendendo l'interesse comune. Beh, invece no, stavi difendendo solo i tuoi interessi. Ma siete finiti a corto di spazzatura. Siete finiti a corto di persone a cui rubarla. Cosa dovevi fare adesso? Non mi resta più niente. Riporta tutto indietro. Già, e anche tutta la nostra roba. Ma è un lavoro mostruoso, dovrei costruire una catapulta enorme. Beh, se ci aiuti ti diremo come fare a cavare la mano fuori dal barattolo di cetriolini. Davvero? Ma anche no, dai. Che bastardi che siete, ma povero stellino. Quindi sì, ci hanno fornito una catapulta lunga 1 chilometro. Scusate, ma non potevamo mettere un ascensore a sto punto più che una catapulta. Come una catapulta? Oddio, la mia povera gola. Dai che siamo sul finale, Lonino. Beh, sembrerebbe pronta. Ok, ascoltatemi tutti. Una alla volta. Diamoci una mossa. Grazie, Mira. E grazie, BK. Sta lontano dai guai. Woof! Perfetto. Sparati nel cielo, praticamente. Beh, prima di andare avrei una richiesta. Potreste gentilmente evitare di ricatapultare i serpenti lassù? Beh, vedrò cosa possiamo fare. Mancherò. Ciao. Ma perché? Ma togliete gli serpenti. Che storia, gente. Beh, vi chiedo ancora scusa, ragazzi. È tutto a posto, ti perdoniamo, Mira. Già, ma non perdoniamo te, BK. È vero, tu puzzi. Sì, beh, come no, statemi bene. Spadunkate anche loro, perfetto. Ehi, coyote, stavo pensando. Beh, ti piacerebbe un lavoro al nostro negozio di ciambelle? Righeremo dritti, promesso. Sì, beh, direi che non mi dispiacerebbe. Che sta combinando, signor coyote? Scusi, tutto bene? Ma il capo lo faccio io. Ah, roba da matti, ma ok. Finalmente è uscito dalla tenda, almeno. Non può essere mai come ieri, mai più la stessa storia. Vero, ci farà un po' perché tutto ci sembri di nuovo normale. Poco importa, si dice che ad ogni rinuncia corrisponda a una contropartita considerevole. D'accordo, mi dispiace per tutto il casino. È tutto sistemato, riguardati, Mira. Whee! Ah, posto. Mira, backup, ben fatto con l'esplosione di quel quadcopter. Ma no, mi si è intrippata male la lingua. Grazie, coso. Sapete, stavo pensando. Voglio sperare che non farei da parola agli sbirri della mia attività scoppiettante. Ci resterebbero certamente di sasso scoprire chi ha distrutto la 405. Per non parlare di tutte le altre cose che avete fatto saltare in aria, avete presente? Lo dico tanto per, da amico. Ok, beh, grazie per le minacce. Ci becchiamo. Io non lo vorrei far arrabbiare, in effetti. Ragazzi, ho una barzelletta per voi. La conoscete, quella del procione che bacia la gallina? No, come fa? Cosa? Non la bacia la tua sudicia gallina. Ma povera gallina, voleva solo un po' di amore. Beh, buon rendere. Beh, piuttosto, mai più rivederci. Ma grazie di avermi presentato questa rana. Una rana niente male.
non fate cosacce, per favore. Proprio niente male. Beh, direi che è tutto andato per il meglio alla fine. Sì, ma le api gliele possiamo ridare o come la risolviamo? Ok, potete lanciarmi adesso. E in effetti non finiva più. E ragazzi, fate un salto al ketchup un giorno di questi, che ne dite? Beh, sicuro. Hai intenzione di liberarti di tutti quegli insetti? E non so. Ho la sensazione che ormai siano diventati l'ingrediente segreto. Ah, forte. Dovresti aggiungerci una lisca e qualche torsolo. Per uno stufato di spazzatura. Oh, ma è una bellissima idea. No, beh, no, che schifo. No, 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 senti, sbamba. Ma porca la miseria, sti maledetti animali. Beh, mi spiace aver dubitato di te, Possum. Non giglia neanche Mira. Non dovresti fidarti di quello che dicono gli altri. Neanche meno di BK. Tranquillo, non mi fiderò mai più di lui. Cosa dopo tutto questo? Scialla, scherzo. Biscio, non ci si può fidare di nessuno su questa terra. Piaccia e cava. Ma cosa cavolo ho appena sentito? Sì, sì, come no. Whee! Lo sapete che ci vorrà un bel po' prima che riesca a perdonarvi. Avete praticamente incasinato tutto l'incasinabile. Mi dispiace, Coco. BK? Sì, dispiace anche a me, Coco. Vuoi ancora andare in spiaggia il prossimo fine settimana? Sì, perché no. Ok, manchiamo solo noi, ragazzuoli. Ehi, Mira, senti, grazie, sei stata una forza con me. Mi hai mostrato la retta via. Sei stata paziente. Mollami, ti ho elogiato abbastanza. Ma sì, forse un giorno riuscirai a sdebitarti. Una volta che mi avrai fatto anche il bucato per 100 anni. Beh, adesso gli elogi toccano a me. Beh, ok, dopo aver passato tanto tempo insieme ho deciso. Puzzi solo il 75% di Trash King, però ti serve ancora un bagno. Beh, ma vai matta per il mio puzzo. No, no, proprio no. No, no, cioè, senti, mi faresti l'onore di premere il pulsante di lancio? Ma molto volentieri, troppo lento, cosa? Sì, perché ti ho giocato al braccino, ma vabbè, dettagli. Dimmi che siamo alla fine perché il mio mal di gola è supremo. Sì, ce l'abbiamo fatta, aspetta. Come funziona sta roba? Gente, io direi che per questo episodio è tutto, anzi per questa serie è tutto. Guarda il coyote come si ripeto, ciao coso. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi consegno le ciambelle. E noi ci vedremo in un prossimo video, peccato perché si è già finito, sti giochi mi divertono troppo. Quel povero cane, ciao ciao!